Una decisione presa non certo d'impulso, quella del presidente Xi Jinping, di riunire le forze armate del paese e istruirle a rafforzare l'addestramento militare in modo sempre più strategico per l'accrescimento del suo potere. Una mobilitazione questa che ha visto riunite le forze armate intere a reti unificate. 7.000 tra ufficiali e soldati, infatti, sono stati concentrati presso il quartier generale dell'Esercito Popolare di Liberazione. Una presa di forza pari a quella decisa lo scorso dicembre riguardo la creazione di una Commissione nazionale di supervisione, una sorta di task force anticorruzione che modificherà di fatto la Costituzione. Rafforzamento militare, predisposizione alla vittoria dunque, come ulteriori elementi per concentrare il potere del Presidente sulle forze armate. Il nome di Xi è entrato ufficialmente nella Costituzione lo scorso ottobre per decisione del congresso del partito, al pari di leader come Mao Zedong.